Ok, un altro piccolo dialogo tra me e Robert, nel libro Real Life English, che adesso è fuori. Oh, by the way, Real Life English you can get it on Amazon as well, se non hai voglia di andare in libreria. Su Amazon.it c'è già. Questo è parte di un discorso prima di un'intervista, un colloquio di lavoro. Guardate, ascoltate il discorso, vedi quanto capisci, poi ci sarà lezioni su The Pearls, che è le perle, i pezzi di inglese che non li sa nessuno, che sono fondamentali però perché è come noi parliamo veramente. E poi io consiglio sempre di riguardare, riascoltare il dialogo dopo, e che dopo lezioni sulle perle dovresti capire tutto e cominci a capire noi inglesi. Ora, well, let's go. This is Okay. good. This is it. Ooh, it's nice and warm in here, isn't it? When did you turn up? So, you're still after a job? Yep. I'm off to an interview right now. Where? A local restaurant. They're after a new chef. You? Cooking? I hope it's near a hospital. Oi, don't be cheeky. I'm a great cook. Ooh. You're touchy. Fancy a quick drink before you go? I wouldn't mind, but I'm broke. Don't worry. This one's on me. This isn't real life, is it, Robert? Allora, prima di tutto, lui ha detto, allora, nice è un aggettivo che è prezzemolo, vuol dire, per l'inglese, nice è un aggettivo che tu puoi usare per qualsiasi cosa. How's your coffee? It's. It's horrible. No, it's very. Okay, Come on. it's very nice. It's It's very nice. nice. Una zuppa, se una zuppa è buona, this soup is nice. Simpatico. He's a nice guy. Simpatico. She's nice. Carina, lei, she's nice. Quello è dentro il tono. Oh, one's a fish, one's a. Tono. Dentro il tono. Oh, she's nice. È carina. She's a nice girl. Ti capisce che è simpatica, quella è simpatica. Però quando dici nice and qualcosa, vuol dire bello, in italiano bello. Oh, che bel caldo, it's nice and warm, no? I live in Sicily and I like it. It's nice and warm, this is the one I'm getting again. Or Nice and quiet. it's nice and quiet. È bel tranquillo, bel qualcosa in inglese in nice and. Ok, when did you turn up? Ho detto, turn up, arrivare. What time did you turn up? 6 o'clock. I told him, when in Sicily, quando dicono vengo alle 8, they turn up at 9. Parlo di data, non di ora. Ok, e poi dopo guardiamo in America come direbbero diversamente. Dico sempre, americano non è una lingua, americano, they speak English, però scelgono altre parole a volte. Lui ha detto, so, you're still after a job. Looking for, più formale, ok, però to look for, cercare, ma quando noi inglesi parliamo tra di noi, after, che vuol dire anche dopo, vuol dire anche cercare. So lui dice you're still after a job, vuol dire stai ancora cercando un lavoro. Io ho detto yes, I'm off to, l'abbiamo fatto nella prima lezione questo, to be off to andare. I'm off, sto andando, io me ne vado. Io vado, ciao, I'm off, bye. To be off to, sto andando a. So I'm off to an interview right now. I'm off to the pub is the most common usage, I think. A local restaurant, they're after, I'm saying, okay, Louis, where? A local restaurant, they're after a new chef. Quindi stanno cercando un nuovo chef. Louis, you cooking, I hope it's near the hospital. Oi, don't be cheeky. Cheek, guancia. Cheek, chiappa, infatti puoi immaginare che facciamo tante battute in Inghilterra sul cheeks, Cheeks. ecco, perché cheeks sono sia che le chiappe o le chap,
a Milano dicono le chap, o your cheeks are le guance. To be cheeky, someone who's cheeky vuol dire monello. Hey, cheeky, don't be cheeky, non fare il monello. Cheeky monkey. Cheeky monkey, quello è più per bambini, no? You say, scimmietta monello, oh, cheeky monkey. Yeah. Poi c'è la, come si dice? Touchy. Touch, toccare. Y finale, touchy, vuol dire, ce lo sai in italiano? Premoloso. Premoloso, what no. Is it, was it, what is premoloso. What is it? No, la gente a casa dice, tu, John Peter Sloan, hai coraggio di prendere in giro Robert, che dopo ho detto che è tutto nel tonno. No, vabbè, quella è storia. Permoloso. Sorry, I think in prezzemolo. In Calabria dicono che i calabresi sono un po' touchy, no? Che i calabresi sono un po' permolosi. Bit touchy. They're a bit touchy, yeah. Sensitive. Yeah. Lui dice fancy a quick drink before you go, ti fa una qualcosa da bere prima che vai. I wouldn't mind, I don't mind, non mi dispiace, to mind, mi dispiace, I don't mind, non mi dispiace. Do you mind if I smoke? Ti dispiace se fumo, per esempio? No. Io dico, a me non mi dispiacerebbe, perché would è il verbo modale che in italiano sarebbe resti. I would go with you, andrei con te, andrebbe, he would, she would. I wouldn't mind, non mi dispiacerebbe, but I'm broke. Broke, che past simple di break, rompere. They broke the cup, hanno rotto la tazza. Però to be broke vuol dire essere senza soldi. I'm broke. E lui dice, don't worry, offro io. Non puoi dire in un pub in Inghilterra, I want to offer the beer. No. L'ho sentito, perché questo tipo di frasi lo dicono che gli italiani prima che c'era questo libro Real Life English. Mi dispiace dirlo, però è vero. That's not to show off, uno spontaneo adesso, to show off, vantare, no? Yeah. I'm not showing off, it's true. You say it's on me, è su di me. E offro io la cena, la birra, tutto quello che vuoi. It's on me. Yep. And you will hear this phrase all the time in England and you'll never hear it in Scotland. Ooh. Ooh, is that racist? Ooh, it is, yeah. I think. Okay, you will. You won't. You won't. No, that's okay. Ecco, in America, cosa sarebbe diverso? Prima di tutto, to turn up, arrivare, they say, show up. To show up. He didn't show up. No, that was a terrible American accent. Yeah. You try it. He did not show up. He did not show up. All right. Show off. Show off. Show off. Anche il sostantivo, yeah. Uno che, si, come si può dire? Show off, in italiano. Vantarsi. Farsi vedere, si deve sempre far vedere, no? Exhibitionism, tipo. Oh, he's such a show off. Allora, they would also say, loro non dicono off to, I'm off to the pub. They would say, I'm heading to. Heading. Se vedi, è sempre inglese, solo con un'altra scelta di parola. They would say, I'm heading to the, where are you heading? Where are you heading? I'm heading to the bar. The bar. The bar. Not the pub. Quindi la cosa, bar. No, they don't say the pub, pub do they? Is very British. Pub is British, yeah. Pub, P-U-B, non pub. Pub è quello che la chiama, è quello che lavorava con i, come si dice? The carny? Il pittore spagnolo, la mamma lo chiamava, pub. Smetti di fare quelle strane quadri un attimo, vedere come la vita. Don't worry, this one's on me. Questo lo offro io. In America non direbbero this is on me, direbbero I got this one. I got it. Or I got this one. I yeah, got sure, this one. Man. Why not? Yeah. Sorry, Americans. And that's the end of the lesson two from real life English. This book is a revolution. I'm sorry. Ho messo 2 anni a fare questo libro, quindi io mi vanto. I'm showing off.
This tea's cold now, by the way. Isn't it horrible? This tea's coffee as well.